bisogno, si ritrovò ad essere esattamente dove doveva essere. Infatti, Joffre, già il 25 agosto, aveva ordinato a Sordè di condurre i suoi cavalieri alle spalle degli inglesi per collocarsi alla loro sinistra e, assieme alle divisioni della difesa territoriale, coprire il fianco del BEF che dava verso il mare. Le divisioni territoriali e la cavalleria di Sordè attaccarono l'estremità dell'ala destra di von Kluck, che non si aspettava minimamente di trovarsi di fronte il nemico. Questo attacco non causò particolari danni alla prima armata tedesca, ma fu sufficiente per farla rallentare e permettere al corpo di Smith Dorrien di ritirarsi. Gli uomini di von Kluck, stanchi e colti di sorpresa, non riuscirono a inseguire. La battaglia di Le Cateau del 26 agosto si concluse quindi con una vittoria tedesca, che però non permise alla prima armata di completare il proprio accerchiamento, grazie al tempestivo e insperato intervento francese. Lo scontro fu molto sanguinoso e costò ai britannici molto di più di quanto fosse costato quello di Mons. Se a Mons gli inglesi avevano perso 1638 uomini fra morti e feriti, a Le Cateau la cifra fu di 7812 soldati, una vera e propria carneficina, pari quasi al 20% di tutti gli effettivi del corpo di Smith Dorrien. Anche per il BEF, ormai la guerra non era più un gioco. Le perdite patite dalla prima armata tedesca di von Kluck furono tra le 2000 e le 3000. La battaglia di Le Cateau fu una batosta bella e buona per i britannici, e probabilmente senza l'intervento di Sordè e delle divisioni territoriali francesi sarebbe potuto andare molto peggio. Dopo questa sonora sconfitta, il BEF e la quinta francese di Lanzerac ripresero la loro grande ritirata verso sud, destinazione Saint-Quentin, dove quella mattina stessa si era tenuto l'incontro inconcludente tra Joffre, French e Lanzerac. Il giorno dopo la battaglia, il 27 agosto, Smith Dorrien si presentò a Saint-Quentin per fare rapporto a French su quanto successo al secondo corpo, e l'incontro finì con una violenta discussione fra i due, che si accusavano a vicenda di gravi carenze che erano costate moltissimo. Quello stesso giorno, lo Stato Maggiore tedesco pubblicò un comunicato ufficiale che ci dà un'idea del grande ottimismo dell'esercito imperiale dopo l'ennesima vittoria. Il nemico, battuto su tutta la linea, è in piena ritirata e non è capace di opporre nessuna seria resistenza all'avanzata tedesca. In realtà, per quanto il fronte alleato si stesse ritirando, l'intelligence tedesca qui stava prendendo abbagli fin dall'inizio della guerra. Forse ricorderete quando i tedeschi pensarono di aver già visto gli inglesi sbarcati in Belgio. Ecco, von Kluck, dopo la battaglia di Le Cateau, pensò di aver sconfitto l'intero BEF, non il solo secondo corpo. Inoltre non aveva nemmeno capito con precisione la direzione della ritirata britannica. Non solo, il non aver considerato l'arrivo delle divisioni territoriali e della cavalleria di Sordè nella parte più settentrionale del fronte aveva compromesso un'azione che poteva essere decisiva. Nei comunicati di von Kluck al comando supremo di von Moltke, il generale sapeva così poco dello schieramento francese che quando le deboli divisioni territoriali lo attaccarono, si definì sotto attacco da potenti forze nemiche, e cito testualmente. Mentre sul fronte orientale l'intelligence tedesca aveva a che fare con un nemico, diciamo, amatoriale da questo punto di vista, i russi, inglesi e francesi erano dei professionisti nel dissimulare e proteggere le comunicazioni e i movimenti delle armate. La marina britannica, il 27 agosto, del tutto indisturbata, riuscì senza problemi a far sbarcare alcuni battaglioni dei Royal Marines, la fanteria di marina britannica, nel porto di Ostenda, sulla costa belga, questa volta per davvero. Il loro obiettivo era mantenere la città per impedire ai tedeschi di usarne le strutture portuali. Ostenda in quel momento era sguarnita, e visto che le ricognizioni britanniche avevano segnalato la presenza di pattuglie germaniche nell'area, il comando a Londra decise per questa operazione anfibia. In realtà von Kluck non stava minimamente considerando la costa belga, perché era impegnato nella manovra di aggiramento verso Parigi. Quindi i Royal Marines sbarcarono e presidiarono la città inutilmente per 4 giorni fino al 31 agosto,
quando ricevettero il cambio da parte di 4.000 soldati belgi che si erano ritirati con i francesi ed erano stati rimandati in Belgio via nave proprio per presidiare il porto. Anche in questo caso, però, i tedeschi non erano riusciti a venire a conoscenza in anticipo delle intenzioni degli inglesi. Questa superiorità dell'intelligence degli alleati sul fronte occidentale rispetto a quella tedesca, fra pochissimi giorni, sarà cruciale. Nonostante ciò, era un dato di fatto come l'ala destra tedesca stesse facendo progressi a vista d'occhio. Il 28 agosto, la prima tedesca di von Kluck, due giorni dopo la battaglia di Le Cateau, si trovava ormai a metà strada tra Bruxelles e Parigi. I rapidi progressi che l'avanzata dei tedeschi stava avendo nel nord della Francia fecero capire a Joffre che il tempo per schierare la sua nuova sesta armata stava finendo. Aveva bisogno di qualche giorno in più per permettere il trasferimento dei reparti dei quali necessitava dalla Lorena. Per questo motivo ordinò al generale Lanzerac, il comandante della quinta armata, di arrestare la propria ritirata, girare i reparti e contrattaccare la seconda armata tedesca di von Bülow. Questo ordine venne consegnato il 27 agosto, il giorno dopo la disfatta britannica a Le Cateau. Tra l'altro io continuo a chiamarla disfatta, ma se parlerete con un qualunque storico britannico non userà mai questo termine. Non appena Lanzerac ricevette gli ordini, non poté crederci. Secondo lui era inconcepibile che Joffre potesse veramente pensare che la quinta armata, in piena ritirata e col nemico che incalzava da vicino, avrebbe potuto girarsi e combattere. I rapporti fra i due erano tesissimi, come ormai sappiamo fin dalla battaglia di Charleroi, ma questa volta si compromisero definitivamente. Lanzerac fece comunicare a Joffre che non avrebbe contrattaccato, considerando lo stato in cui versavano i suoi uomini e il fatto che sulla sinistra il BEF fosse in ritirata e sulla destra si era perso il contatto con la quarta francese di Langle de Carry. In effetti, nel contesto complessivo, questa era una mossa azzardata. Tuttavia, nei piani di Joffre, lo scopo di questo contrattacco sarebbe dovuto essere esclusivamente quello di prendere tempo. E alcuni membri dello Stato Maggiore di Lanzerac, cultori dell'offensiva d'oltranza, si trovarono d'accordo. Tutto ciò, per il comandante della Quinta Armata francese, era pura follia, e il generale si rifiutò di eseguire l'ordine. Joffre non era però qualcuno a cui si poteva facilmente dire di no. Al mattino presto del giorno dopo, il 28 agosto, il comandante supremo francese si presentò personalmente al quartier generale di Lanzerac. Joffre reiterò l'ordine del giorno precedente e Lanzerac si rifiutò ancora una volta di eseguirlo. La discussione si accese e Joffre perse la calma che di solito lo contraddistingueva. Ecco che cosa urlò in faccia a Lanzerac. Lei desidera essere rimosso dal comando? Lei deve marciare senza discussioni. L'esito della campagna è nelle vostre mani. Lanzerac era convinto più che mai che contrattaccare in quel momento fosse una mossa suicida. Avrebbe acconsentito a farlo solo se ci fosse stato un ordine scritto e firmato da Joffre, in maniera tale che, qualunque fosse stato l'esito, la responsabilità sarebbe caduta unicamente sul capo di Stato Maggiore. Joffre firmò il documento e Lanzerac alla fine fu convinto ad attaccare. Durante tutta quella tesissima giornata, mentre il comandante della quinta francese sovraintendeva alle complesse manovre dei suoi corpi d'armata che dovevano fermarsi, girarsi e mettersi in assetto da combattimento, Lanzerac ordinò ai membri del suo stato maggiore di non rispondere alle telefonate che arrivavano dal quartier generale. Tanto ne aveva piene le scatole, suppongo. In ogni caso, al costo di grandissime fatiche, il giorno dopo, il 29 agosto, la quinta armata sarebbe stata in grado di attaccare. Nel frattempo, il comandante del BEF, Sir John French, cominciò a farsi prendere da un grande pessimismo. Si era perfino convinto che il piano tedesco prevedesse proprio di concentrare tutta la propria forza appositamente sugli inglesi. Naturalmente non era così, ma l'effetto che fece la grande superiorità numerica dell'ala destra tedesca condizionò fortemente il suo giudizio. Per velocizzare la ritirata, il comandante del BEF ordinò ai carri del sistema logistico di abbandonare le munizioni e caricare gli uomini piuttosto, che erano esausti.
Questo ordine mette in evidenza come French ormai desiderasse semplicemente salvare i suoi soldati e far allontanare il corpo di spedizione britannico il prima possibile dalla linea del fronte. Gli uomini del BEF, nel frattempo, stavano vivendo alcuni dei momenti più duri della ritirata. La scelta di abbandonare i rifornimenti per caricare i soldati sui carri aveva lasciato molti reparti non solo senza munizioni, ma perfino senza cibo, acqua ed equipaggiamenti vari. Il sole picchiava ancora, nonostante si fosse a fine agosto nel nord della Francia. Ad un certo punto, due battaglioni del BEF, stremati dalla lunga marcia, si buttarono a terra nella piazza centrale di un paesino che dovevano attraversare. All'ordine di alzarsi e proseguire la ritirata, gli uomini opposero ai loro ufficiali un secco rifiuto, ammucchiando le armi e facendo capire loro che avevano intenzione di rimanere lì e arrendersi ai tedeschi. Una cosa del genere avrebbe comportato la corte marziale, ma per evitare che la situazione si incendiasse, un maggiore di un reparto di cavalleria lì presente ebbe un'idea per risollevare il morale degli uomini. Nel paesino c'era un piccolo negozietto che vendeva giocattoli e strumenti musicali. Il maggiore, assieme ad altri soldati che sapevano suonare, organizzò un concertino improvvisato con un flauto, una tromba e un tamburo e si misero a suonare delle famose marce militari britanniche come British Grenadier e The Road to Tipperary. A poco i soldati si rialzarono, ridendo e unendosi ai canti. Risollevato l'umore della truppa, la ritirata riprese. C'è da dire che i soldati inglesi versavano in condizioni diverse a seconda del corpo d'armata del BEF al quale appartenevano. Il secondo corpo di Smith Dorrien, quello che era stato pesantemente sconfitto alle Cateaux il 26 agosto, era in condizioni disastrose. Il primo corpo di Haig, dopo l'abbaglio preso all'Andrecy, si trovava in una situazione assai migliore, avendo avuto ben due giorni per riprendersi. Infatti, il 29 agosto, il giorno previsto per il contrattacco della quinta armata di Lanzerac, Haig prese contatto col generale francese per offrire il proprio supporto e coordinarsi. Al generale della quinta armata tutto ciò non sembrava vero. I rapporti con French erano stati così tesi che fu entusiasta dell'aiuto che Haig col suo primo corpo stava offrendo. Se la quinta francese fosse stata supportata sulla sinistra dal corpo di Haig, il contrattacco voluto da Joffre avrebbe potuto avere un esito positivo. Troppo bello per sembrare vero, no? Appena il comandante del BEF, John French, venne a sapere che il suo amico Haig aveva offerto il suo aiuto a Lanzerac, si rifiutò di dare il permesso di attaccare. Il comandante del primo corpo britannico fu costretto ad obbedire, e ciò causò un'esplosione di rabbia nel comandante della quinta francese. Lanzerac giunse perfino ad accusare French di tradimento. Il generale britannico non voleva avere niente a che fare con azioni offensive, e il suo unico pensiero, come abbiamo visto, era andarsene dalla Francia il prima possibile. Questi pensieri, naturalmente, non li esternò per il momento con Joffre, ma li comunicò unicamente a Londra, al governo, e al segretario di Stato per la guerra, il generale Kitchener, quello dei manifesti per l'arruolamento, Your Country Needs You. Con l'aiuto o no del BEF, Lanzerac, ricevuto l'ordine scritto di Joffre, avrebbe dovuto attaccare la seconda tedesca di von Bülow e rallentarla. Prima dell'imminente offensiva, Joffre stesso sovrintese alla preparazione dell'attacco, probabilmente per far sentire la presenza e mettere pressione al generale della Quinta Armata, col quale in poche settimane di guerra aveva già avuto moltissimi contrasti e che non vedeva l'ora di mandare a Limoges. Il comandante supremo dell'esercito francese venne a sapere ad un certo punto del mancato appoggio da parte degli inglesi. Per questo motivo fece in modo di andare a incontrare di persona John French, ma non riuscì in nessun modo a fargli cambiare idea. Joffre mantenne la calma, ma se French fosse stato sotto il suo diretto comando, lo avrebbe licenziato immediatamente, persino a fronte dei rapporti cordiali che i due avevano avuto fino a qualche giorno prima, quando assieme sparlavano del povero Lanzerac a pranzo. Come abbiamo visto, il comandante del corpo di spedizione britannico in quel momento aveva per la testa unicamente di mettere in salvo la sua armata, che lui credeva in una situazione peggiore di quanto effettivamente fosse nella realtà. Uno o due giorni di riposo avevano giovato al morale e alla combattività degli uomini del BEF.
il secco rifiuto di Fran.